È nato prima in un cabaret artigianale che facevamo io ed André, poveri, entrambi affamati. Poi è arrivato a vedere questo, a guardare, a dare un'occhiata a questo cabaret, un uomo di una bruttezza esagerata, un certo, non lo conoscete voi, con i baffi, Costanzo, Maurizio Costanzo. Costanzo ha aspettato pazientemente 2 ore e poi ha detto: scusate, sono un giornalista di grazia. Io l'ho guardato con disprezzo, guardate, era orrendo, bruttino, insomma. E lui ha detto: se venite a Roma, ha detto a me Fabrizio, io vi garantisco un grande successo. Fabrizio, che era molto vigliacco, ha detto: no, grazie, io rimango qua, poi vado in Sardegna. E invece io, con grande coraggio, soprattutto di mia moglie, la quale mi ha detto una frase storica: che devo fare? E lei mi ha detto: scegli sempre l'incerto per il certo. Io non ho capito bene, invece era una frase magica, perché io ho scelto proprio l'incertezza di andare a Roma, in via del Mattonato, uno scantinato con Costanzo, e lì lui, che è abilissimo, non c'è Costanzo, ma ha organizzato una prima serata dove c'era Flaiano, addirittura vivo però allora, e vabbè, ragazzi, altrimenti sarebbe stato un miracolo. E poi c'era un certo Ferreri, che poi si chiamava, il Marco. nome, Marco Ferreri. A lei è sveglio, Ci provo. c'era Marco Ferreri, Enrico Maria Salerno, Gassman e Tognazzi. Quindi è stata una serata nella quale non ero emozionato, ma ero in una forma strepitosa, vi dico la verità, che poi purtroppo col tempo si è... Silenzio, incredibile. C'è un uccellino sul palco, sul Ma serio, non è una veramente, pecora. veramente qui da un paio di giorni, però Ah, ecco, adesso non si era mai bene, avvicinato così bene. tanto. Ma cos'era? Che cos'è lui? Beh, stupendo. Ma no, che animale è? Un passero? No, non credo che sia un passo, È più grosso forse di un passero, è molto eh? Sembra un colorato. piccino, non so. Beh, Lui vabbè. era capace anche di allentarlo, ma Povero, bisogna guardate metterlo fuori. Beh, dopo la serata a questo fetido cabaret, certo che è il protagonista. Ha trovato uno che le ruba la scena, forse è la prima volta. No, mi è capitato 3 volte, con altri animali naturalmente. Mi ricordo una volta con un leone a Circo Togni, sono entrato e il leone mi ha dato una... voleva salutarmi, io mi sono casato con i leoni. E questo invece è innocuo, però è curioso. Che cosa cerca secondo voi? Beh, continuiamo. Vengo a Roma, serata organizzata da Costanzo alla Grande, passano 3 giorni dopo questo esordio veramente molto incoraggiante, cioè un esordio strepitoso. Mi chiama un certo Salvi, che forse molti degli anziani ricordano, Io non me lo ricordo. e lo so. Infatti, lui forse, nessuno, era il direttore dello spettacolo televisivo, mi ha telefonato, ha detto: pronto, non lui, la signorina Lucia, una telefonata storica, sono la segretaria del dottor Salvi, la vuole incontrare. Incontro Salvi, salivazione azzerata, e Salvi dice: guardi, lei dopodomani parte per Milano e fa una trasmissione domenicale completamente nuova, che si chiamava Quelli della Domenica. E ho incontrato un comico che è il più comico che abbia mai conosciuto, tuttora, nonostante siano passati molti anni, Renato Pozzetto. E abbiamo fatto un'annata molto divertente. Alla fine di quest'annata, però, il solito Maurizio Costanzo mi ha detto: Villaggio, le conviene raddoppiare. E infatti ho fatto anche una seconda annata televisiva. Io avevo sottovalutato il valore della televisione, pensavo: no, invece poi la televisione è tutto ormai. Chi fa un po' di televisione diventa importante, famoso, alle volte ricco. Io mi sono trovato improvvisamente a diventare non amato, siamo in chiaro, perché era un personaggio un po' troppo all'avanguardia, voglio dire. E quindi
per esempio, non amato dalle donne. Le donne dicevano, le ragazze dicevano, non mi portare a vedere Pelosi, che mi fa tristezza. Mi fa tristezza perché, tutto considerato, non era un personaggio allegro. Io, difatti, il secondo libro di grande successo, sinceramente più primo, il secondo libro io l'ho voluto chiamare, nonostante che Frizzi, il padre di Frizzi attuale, dicesse, ma perché Villaggio lo vuol chiamare così? Io l'ho chiamato il secondo tragico Fantozzi. Ed era il titolo giusto, perché tutto considerato Fantozzi è diventato un personaggio molto popolare in un'Italia che rasenta un pochettino di diventare tragica. Non tragica, dico, no, perché ormai gli italiani sono abituati a sopportare tutto, ma non è più l'Italia felice degli anni 70, è un'Italia adesso in cui Fantozzi forse funziona meglio quasi, perché a quei tempi era un po' paura fisica, anche a quei tempi, sinceramente, gli italiani non avevano sfiorato neppure la povertà. Adesso invece io temo che, beh, una cosa trita, forse esagerata, ma anche la middle class, che un tempo era più viva, felice, ha un po' paura perché capisce che l'Italia è in declino, ma un declino veloce nonostante tutto, nonostante Renzi dica non facciamo pagare le tasse, ma non facciamo pagare le tasse può essere anche un errore clamoroso, penso, perché tagliare le tasse vuol dire che, per esempio, la sanità per i poveri diventa un problema, cioè uno si presenta, fa una lastra e gli dicono, coraggio, lei ha un tumore. E questo dice, ma guardi, fra sei mesi non si presenta lui, si presenta la vedova e dice, è morto. Questa è l'Italia di adesso, un'Italia un po' triste. E quindi io penso che Fantozzi sia un personaggio abbastanza attuale, un personaggio che non ha il coraggio di ribellarsi. Dicono solo, ecco, parlo degli intellettuali. Gli intellettuali, con molta protocopia, nei primi 10 minuti della serata, intellettuali, quelli che leggono Scalfari e tutte le prime pagine della stampa, del Corriere e di Repubblica, parlano di cose saccenti e fanno una buona figura, ecco, si vede che non sono interessati. Dopo 10 minuti uno dice, ho visto ieri Totti, basta, finita la serata, si parla solo di Totti, delle fratture di Totti. È tutto considerato, l'argomento preferito degli italiani è parlare di calcio, parlare di accoltellamenti. Vedi che i giornali poi, nonostante tutto, anche i più seriosi, seri insomma, forse pochi, adesso le notizie che fanno gola sono in seconda pagina, fa pezzi, tritura la moglie solo perché forse ha fatto l'occhio da pesce, cioè si leggono solo episodi abbastanza tristi di violenza. L'italiano medio quindi, però, quando parla dell'Italia dice sono tutti ladri, guardi, sinceramente, quando non c'è la fida, tutti ladri. In realtà non è vero disprezzo, perché vorrebbero essere tutti ladri e non hanno la capacità e l'abilità e il coraggio di rubare. Sinceramente io penso che quelli che hanno avuto molta fortuna nella vita, i rapinatori per esempio, il sogno di molti italiani è di fare una rapina in banca.